Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo Vlogmas. Come state? Spero che vada tutto bene come al solito. In questo Vlogmas, anche questo sarà un po' più un tutorial teorico, diciamo, anche questo un po' più per i maghi, ma non solo. Vi andrò un po' a spiegare, insomma, qual è la tecnica, un po' di cose su come ricordarsi gli effetti di magia senza che ce li dimentichiamo, insomma, quali sono un po' di, vi darò un po' dei consigli per ricordarvi tutti gli effetti, anche quando siete in giro non potete pensare troppo e vi deve subito venire una magia in mente, vi dovete ricordare come si fa, insomma, vi darò un po' di consigli. Io ragazzi di effetti di magia ne so davvero tantissimi e essendo che ne conosco davvero tanti, non è che ho una memoria stratosferica di come si fanno, e quindi quello che faccio praticamente, io ho un libricino, in realtà ne ho due, però principalmente questo qua è quello vecchio, ma non lo uso più tanto perché sono dei giochi non tanto belli. Questo qua insomma è il mio principale libricino, insomma diario, non so bene come chiamarlo, libricino dove sopra ci scrivo insomma le magie che imparo. Ogni volta che ne imparo una ne scrivo un'altra, e poi quello che faccio, che ne so se è una magia abbastanza complessa e lunga, spiego anche brevemente come si fa, no? In parole proprio povere, che ne so, magia della carta che si trasforma, fai scegliere una carta, controlli in cima, doppio taglio e poi robe così, proprio parole chiave che mi fanno ricordare come si fa. Vedete, sono un sacco di effetti scritti, quindi uso io per ricordarmi i trucchi come si fanno e come ricordarmeli senza dimenticare. Una cosa, una volta mi era già successo, praticamente ho imparato 3 o 4 effetti molto molto belli già anni fa, non me li sono scritti e dopo un mese mi ricordo di averli imparati, ma non mi ricordavo come si facessero, non mi ricordavo proprio praticamente niente, e lì è un peccato perché poi non riuscite neanche a poi magari a rifarli come vi piacevano. E quindi il mio primo consiglio che vi do per ricordarvi gli effetti che imparate, come si fanno, insomma in generale come ricordarvi tutti gli effetti: prendetevi un libricino e scriveteci sopra tutti gli effetti che conoscete e non lasciatene via mai neanche uno, e se c'è bisogno spiegateli brevemente come ho fatto io. Quindi questo è un po' il primo consiglio che vi do, quindi scriversi le magie su un quadernetto. Ma la domanda che vi starete facendo è che cioè io il quadernetto lo tengo sempre a casa, come faccio a ricordarmi le magie da fare quando non so, sono agli spettacoli? Come faccio a ricordarmi che devo fare quelle magie lì? Come faccio a ricordarmi quali sono? Io agli spettacoli, l'avevo già fatto il video dove spiego come organizzo i miei spettacoli, ovviamente ve lo lascio qua in alto nelle schede. Come faccio? Praticamente io prima di fare lo spettacolo, ovviamente mi preparo tutto, controllo se tutti i giochi li so fare bene, faccio una scaletta dei giochi che devo fare allo spettacolo, quindi che ne so, uno, primo gioco e scrivo la magia, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo. Come faccio a ricordarmeli? Praticamente più talmente tante volte li si fanno, poi si ricorda la tecnica, anche perché non posso portarmi il libro dietro a uno spettacolo, però lo spettacolo è un pochino diverso rispetto, che ne so, allo Street Magic, perché comunque lo spettacolo io mi preparo prima e quindi si sa già che magie si fare. Mentre se io, che ne so, in giro a scuola mi chiedono fammi una magia, ecco lì come faccio? Io lì, se sono a scuola e devo fare qualcosa di breve, non so, mi metto un po' a improvvisare, no? Una magia così, scegli una carta, la guardi, la controlli al centro, me ne improvviso una veloce, me ne improvviso, no? Che comunque potrebbe essere di impatto, utilizzando tecniche semplici, quindi o improvviso. Comunque gli effetti da Street Magic non sono tanti, sono molti di più quelli che si possono fare al tavolo, quindi automaticamente sono di meno da ricordare, che sono sempre i 3 o 4 da Street Magic, no? Cioè non ce ne sono di più di 3 o 4, boh, sì, ce ne saranno molti di più, però comunque non sono sempre molto simili, perché non posso appoggiare le carte, non posso fare tantissimi giochi, no? E non si ha un tavolo in Street Magic, semplicemente basta pensare un po' gli effetti che non serve il tavolo, e quindi la carta ambiziosa e quelle lì, e automaticamente dopo un po' di volte, 3 o 4 volte che le rifate, vi ricorderete al 100% come si fanno. Adesso a scuola io faccio sempre le magie a ricreazione, no? Faccio sempre un breve spettacolo, e il problema è che ho praticamente fatto tutte le magie possibili che posso fare
in Street Magic. Tante non me le ricordo, devo andare a ricordarmi ogni tanto, riguardarmi il mio quadernetto. Ma comunque la maggior parte che ho fatto non posso più rifarle un'altra volta, perché poi non è né divertente per me, tanto meno per loro. E quindi quello che faccio io è una cosa banale, però non tanto semplice per gli spettatori, di chiedergli: che effetto vuoi che ti faccio? E praticamente loro si inventano un po' una traccia dell'effetto e io mi invento qualcosa. E questa è una cosa abbastanza creativa che si può fare, però ragazzi, serve tanto allenamento per improvvisare un effetto. Ve lo dico io, perché talvolta improvvisare un effetto non è per niente semplice, perché io mentre faccio il gioco devo comunque pensare, parlare, gestire l'attenzione. Quindi assolutamente non è semplice improvvisare un effetto. Se sapete già qualche effetto di Street Magic, mi raccomando, studiatelo, ricordatevelo, fatelo al meglio. Ve lo ricorderete 100%, se c'è bisogno riguardatelo nel quadernetto. Ma prima di improvvisare delle magie bisogna essere bravi, 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 perché non è per me assolutamente ancora adesso semplice improvvisare un effetto e farlo bene. E quando ci si dimentica un effetto è in quel modo. In quel caso lì, io praticamente quando ho in mente di fare un effetto, però in quel momento non mi ricordo come si fa, perché mi sono dimenticato una tecnica, quello che faccio io quando non mi ricordo un gioco, sto per fare l'effetto e dico: cavolo, ma com'è che si faceva? Com'è che si andava avanti? Quello che faccio lì è rimedio e ne faccio un altro, parto da lì facendone un altro, che ne so, come quando c'è lo spettatore non tanto simpatico che devo sacrificarmi una magia, che ne so, c'ho la carta già controllata in cima, in prima posizione, non mi ricordo come si andava avanti, che ne so, la sbircio, so che è il 7 di cuori, e poi mi invento, che ne so, qualcosa, che la indovino e poi faccio così e arriva qua, no? Mi invento qualcosa proprio così, giusto per fare un effetto. E quindi anche qua dobbiamo sacrificare una magia. In poche parole, ragazzi, per ricordarsi gli effetti di magia serve tanto, tanto allenamento. Fatele sempre, insomma, tutte quante quando vi allenate. Scrivetevele ogni volta che le avete appena imparate, scrivetevele, così non ve le dimenticate più. È scritta a parole vostre, quindi solo voi le potrete capire. E poi rifatele tante volte. Allenatevi, ripetetele più e più volte, anche, che ne so, con un familiare, che se sbagliate non succede niente. E quindi, ragazzi, allenamento, allenamento e allenamento. Spero che il video vi sia stato utile. Se così è stato, lasciate un bel mi piace, commentate dicendo cosa ne pensate dei consigli, se ho dimenticato qualcosa, magari poi lo ridirò, insomma, quello che volete. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E io, ragazzi, non ho nient'altro da dire, si sta avvicinando sempre di più la fine dei Vlogmas, però dai, ce ne sono ancora un po'. Io non dico altro e vi auguro una buona serata. Ciao!